Bentornati in Calabria, gentili telespettatori, è la quarta tappa del Giro d'Italia, 183 chilometri da Pizzo Calabro a Catanzaro Lido. Il protagonista assoluto di giornata è questo ragazzo che viene dal Belgio, si chiama Rick Verbrugge, è nato il 23 luglio 1974. È stato un campione di questo sport, ha vinto la Freccia Vallone, ha vestito la maglia rosa al Giro d'Italia, detiene tuttora il primato di velocità in un prologo di un giro e fu proprio nel 2001 sul lungomare di Pescara a volare a quasi 60 di media lungo quei 7 chilometri. Ebbene, oggi pronti via dal primo chilometro subito all'attacco Rick Verbrugge, un vantaggio massimo per lui che ha sfiorato gli 11 minuti, attualmente il suo margine è di 9 minuti quando al traguardo mancano circa 45 chilometri. Si stanno organizzando le squadre dei velocisti, in particolare la di qui Giovanni Androni per Danilo Ondo, la Liquigas per Daniele Bennati, ancora non si sono visti i Silence Lotto di Robbie McEwen. Questa potrebbe essere una comunicazione del tipo Robbie McEwen ancora non è in forma, anche perché ieri non l'abbiamo detto in diretta perché non ne eravamo a conoscenza, ma era finito a terra Robbie McEwen ed è per questo il motivo per cui non ha partecipato allo sprint. Davide Cassani, tempo instabile, media piuttosto alta se consideriamo questa fuga da lontano. Certo è che Rick Verbrugge sta pedalando ancora con una certa agilità. Sta transitando adesso sotto lo striscione dei 45 al traguardo. Corridore esperto, sa dosare lo sforzo. Intanto vediamo il traguardo volante, dovrebbe essere transitato secondo Roy, il francese, protagonista di due fughe ieri e l'altro ieri. E come vedete il vantaggio è ancora consistente, 9 minuti. Dicevo che non è un pivello Rick Verbrugge, è un corridore che sa dosare lo sforzo, è partito al chilometro zero, pronti via quando si è abbassata la bandierina e quindi ci sono possibilità per lui di vincere una tappa. Lui ha già vinto, come tu hai detto, nel prologo del 2001, lui ha vinto, tra l'altro è l'ultima sua vittoria a Saltara 2 anni fa. Assoverato, come abbiamo visto stava piovendo qui a Catanzaro Lido, da dove vi stiamo parlando la pioggia si è interrotta. È un peccato non potervi proporre con tutti i colori di questa zona il lungomare, chiamata la Baia dell'Ippocampo, anche se bisognerebbe definirlo per estensione il Golfo di Squillace. Cioè la Baia dell'Ippocampo è quella che collega Soverato a Catanzaro per la presenza proprio dei cavallucci marini, sintomo questo di una ottima qualità dell'acqua dello Ionio. Ivana Vaccari oggi e anche i prossimi giorni ci coordina dal Pullman Regia, quindi chiedo conferma a lei sulla possibilità di collegarci con Francesco Pancani. Ok, perfetto Francesco, a te la linea. Bene, grazie Auro, sempre dalla motocronaca guidata da Massimo Valeri. Non sta piovendo in questo